Box. Report Box. Un appuntamento da non perdere nell'estate teramana è ovviamente quella di Giochi Senza Barriere, una di quelle serate destinate da 9 anni ormai a lasciare sempre il segno. È così, Massimo Pichini, presidente del Centro Servizi Volontariato? Sì, è così e noi siamo contentissimi perché l'amministrazione di Teramo ci dà questa opportunità, ce la conferma da 9 anni e quindi noi continuiamo felici di poter mettere insieme le tante associazioni che si occupano di disabilità, ed è un momento bello per loro perché si divertono, ma un momento bello anche per la città perché è un momento in cui la socialità e la condivisione di un problema diventa anche divertimento e modo di stare insieme. Ecco Massimo, un aspetto molto bello è che ogni anno c'è la partecipazione da parte di tante associazioni, segno che questo ormai è un appuntamento che è entrato anche nelle corde dei referenti, di coloro che fanno parte di queste realtà locali. Assolutamente sì, e questo ci fa molto piacere. Noi sosteniamo con piacere questa loro entusiasmo, la loro partecipazione, voglia di partecipazione, che è un segno di apertura anche delle associazioni alla città, e possono dare tanto come danno tanto in queste occasioni. Ma un rettore, direttore del Centro Servizi Volontariato, poi si occupa anche dell'aspetto proprio organizzativo di questi tanti giochi che ci tengono compagnia per circa 3 ore. Come si riesce a coinvolgere tutte le associazioni a mettersi in gioco anche qui in piazza? Ma guarda, la cosa più interessante è che sono loro che ci danno l'energia, perché ormai lo attendono, c'è questo desiderio, e sono loro che sono entusiasti di dire con la loro disponibilità che vogliono divertirsi, che i ragazzi che hanno delle disabilità o comunque toccati da diverse problematiche nella loro vita, il gusto di esserci, di voler divertirsi, giocare, vivere in comunione con noi questo momento. E questo è il messaggio che lasciamo anche ai telespettatori. Sì, sì. 2, 1, via! Uno dei protagonisti di questa serata di Giochi Senza Barriere, Vito Cardelli, che è presidente provinciale dell'Unione Italiana Ciechi, ma questa sera mette in luce anche quella che è una sua caratteristica che magari molti non conoscono, una sua dote, quella di un artista apprezzato soprattutto fuori dal territorio provinciale, che aprirà questa serata. In che modo, Vito? Allora, buonasera a tutti. Sì, questa sera farò sentire a tutta la cittadinanza un mio inedito intitolato I colori dell'arcobaleno, che ho presentato 2 anni fa, nel 2015, a Sanremo Doc, che è una manifestazione più importante collaterale dopo il Festival di Sanremo che si svolge alla Città dei Fiori, e questo brano, I colori dell'arcobaleno, ha vinto come premio più emozionante. Senti, sei anche detentore di un record mondiale, vero? Esattamente. Allora, l'anno scorso, il 27 agosto, a San Vito Marino, sono stato esattamente la bellezza di 108 ore 39 minuti svegli. È stata veramente una maratona. Ho visto una volta la luce del sole. Sono nato e vissuto nel buio e mai senza un colore. Però sento la gente che piange per l'acqua ed il pane, e non vi importa niente, fingete di essere impotenti. I non vedenti siete voi, che pensate soltanto al potere, senza chiedervi quante persone ci stanno a soffrire. Tra le associazioni che non possono mancare qui in piazza Giochi Senza Barriere c'è l'AISM. Anche quest'anno Alessandro Perfetti rappresenta un po' tutto il gruppo che è qui. Perché è tanto importante questa serata anche per la vostra associazione?
Allora, per noi è assolutamente importante essere qui, infatti siamo presenti sin dalla prima edizione di Giochi Senza Barriere, perché oltre ad essere un modo per condividere delle emozioni e delle sensazioni con le altre associazioni che si occupano di disabilità, è senz'altro un momento anche importante per promuovere anche ciò che noi facciamo per la cittadinanza e quindi sensibilizzare la cittadinanza ai valori della solidarietà e alle tematiche di cui ci occupiamo come associazione. Anche quest'anno presenterete vari giochi, ci stupirete? Ma lo avete fatto in passato. E quindi non potremmo che farlo anche quest'anno, sì. Perché è un argomento vivo e che non bisogna mai dimenticare, il gioco fa parte della vita e in questo caso giochi senza barriere significa proprio giocare senza pregiudizi e quindi cercando di coinvolgere anche coloro che hanno delle difficoltà. E la prefettura è da sempre istituzionalmente presente e vicino a questi tipi di manifestazioni e anche a questi tipi di problematiche, di questioni, e quindi io sono molto contenta di essere qui e di rappresentare anche la prefettura questa sera. Ecco, vogliamo sinteticamente spiegare il COABAR, il Comitato per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche, è la realtà che si occupa di tutto ciò che riguarda disabilità e barriere architettoniche da buttare giù. È stato un gruppo di lavoro chiamato COABAR dal prefetto Camerino, è nato in prefettura questo comitato e ha cercato di sensibilizzare le amministrazioni o tutte le istituzioni sulla problematica proprio delle barriere architettoniche, quindi quelle proprio fisiche ma anche quelle culturali, e quindi è un lavoro immane che si è cercato di portare avanti e mi auguro si possa continuare anche ancora su questa strada. Interviste strane uno ne fa tante, ma questa da mummificati con l'assessore Misticoni è unica. Che si prova? Questa è l'intervista sicuramente più bella, divertente e piena di significato che io abbia mai fatto, ma soprattutto è un onore essere mummificata in questa maniera, poi con Luigi Aurelio. Sono d'accordo, lo facciamo un applauso grandissimo a tutti questi ragazzi di Giochi Senza Barriere. Questo è lo spirito giusto. Serata anche quest'anno, Giochi Senza Barriere è stato un grande successo. Sì, felicissima per questa serata che è riuscita così come speravamo.
tanti ragazzi si sono divertiti, ci siamo divertiti anche noi, i giochi sono riusciti, sempre molto interessanti, siamo veramente molto soddisfatti. E la cosa importante, finalmente abbiamo abbattuto queste barriere, perché c'erano tutti alla fine a ballare in piazza. Assolutamente sì, il ballo finale è stato emblematico, ci ha fatto capire proprio tutti insieme, senza le barriere nel mezzo della nostra città. Mauro, siamo arrivati alla fine, adesso siamo tutti più tranquilli, ci vediamo un altro anno, 10ª edizione. Sì, allora un appello a tutti gli amici di Teramo, un altro anno cercate di essere con noi in piazza per il decennale, per condividere questo momento di grande emozione. Vi aspetto tutti. Infobox.